Ti mette in prigione per le tue parole, ti soffoca per la musica che ascolti. Basta con chi vuole cancellare il rock rivoluzionario, basta con lo schifo della corruzione di quegli artisti che per stare a galla vanno a braccetto con i generali, basta con la paura, basta con la repressione, la negazione del diritto, basta con la censura. Bisogna stare attenti a non toccare la politica, la religione, il potere, la morale, il sesso, basta! Attenti a non raccontare poi la passione, attenti a non pronunciare le parole verità, luce, patria, libertà, pace, basta. Io avevo quei dischi, avevo in casa dei dischi che mi sono costati la libertà. Another Brick in the Wall, e mi hanno torturato, isolato dal mondo. Starway to Heaven, mi hanno messo in prigione per 7 anni. Ascoltavo Walk On, la canzone che gli U2 hanno dedicato a lei, la nostra Aung San Suu Kyi. 7 anni in prigione. Ma da dove arriva tutto questo veleno? Che strada ha fatto? Come è entrato nel nostro paese? Non lo sapete che questa roba qui non deve entrare, anche se il mio paese oggi vede un po' di luce. Io non sarò mai più davvero libero, mai più. Tu donna, non devi cantare, non devi cantare mai da sola, puoi cantare soltanto in coro, ma solo in certe occasioni. No, non devi intonare il Corano, non devi recitare testi poetici che trattano argomenti sconvenienti, devi alterare la tua voce. Se sei di fronte a un uomo che non conosci, alterala. Non devi danzare su ritmi che possano essere considerati sensuali. E non devi mai danzare e cantare davanti a un uomo. Sono stata uccisa oggi, danzando, per quel battito felice delle mani e dei piedi. Sono stata uccisa, battito di ali di farfalla. E ora danzerò in paradiso con i miei esili ricordi di quando ero in vita. Danzerò prima che la tela intricata del ragno mi catturi. Danzerò la mia estensione nel mio disegno diafano di farfalla. Ed io canterò ora in paradiso. Allora, ma perché cazzo mi avete arrestato questa volta? No, non ho picchiato nessuno, no, non ho neanche un grammo di droga addosso, poi e oggi non mi sono nemmeno spogliato in Piazza della Rivoluzione. No, e io poi, dai, lo sappiamo, sono sempre il primo a cantare la gloria della premiata ditta dittatura, eh? Dovrete darmi un premio, stronzi, non arrestarmi. Non è che le mie canzoni fanno delle magie, anche se dico che al generale gli viene un accidente, non succede proprio niente. Guarda, è stato promosso, evviva la geriatria imperante, evviva il vecchio comandante, è diventato presidente, ve l'ho detto, non succede proprio niente. Lunga vita alla premiata ditta dittatura, passa la vittoria sempre, la gente un bel sacco di merda condito con la solita spazzatura. Thank you.
9, la sera del concerto, c'erano molti militari e agenti in borghese che si riconoscevano da lontano, qualche giornalista, ma pochi quelli stranieri. Alle 7 eravamo una dozzina con due striscioni avvolti sotto un braccio. Eh? Sì, una dozzina. Abbiamo atteso rinforzi, ma non siamo diventati più di 30, comunque dovevamo agire. Noi, due striscioni su cui c'era scritto Gorky, Aguila, Libero, dovevamo gridare il suo nome! Una lista di suggerimenti, un elenco di oltre 100 canzoni definite discutibili e poi un foglio distribuito con una tale rapidità e facilità di penetrazione in modo da minare le coscienze senza profanare alcun diritto. Un gesto mirato, un perfetto dispositivo di censura occulta che ha avuto il suo frutto. Il 90% della popolazione d'America ha una voce consona, pronta alla guerra. Le altre voci, quelle della civiltà, altre, della libertà, altre, quelle della diversità, le voci della conciliazione, della pace, ora dovevano tacere. La musica non può essere necessariamente patriottica, né politicamente corretta, né eticamente approvabile, né ragionevolmente sensata, né giusta o giustificabile. Non porta messaggi, non conduce a Dio, non distoglie da Dio necessariamente. La musica è libertà, lo stato puro, è un'espressione, anzi una dichiarazione della libertà. Anche nelle sue pagine più folli, più disarmanti, più provocatori, e anche nei suoi eccessi, nelle sue eresie, nel suo disordine, quanto alla sua bontà, nelle sue passioni oneste, travolgenti, inesorabili, ma anche in quelle del 90% dell'America era una voce consona, pronta alla guerra, le altre voci dovevano tacere, le altre voci, un foglio, un gesto mirato, un perfetto dispositivo di censura, ma un foglio, le altre voci dovevano tacere, le altre voci dovevano tacere, perché il 90% era pronto per la guerra, la pace doveva tacere, il foglio era distribuito con tale rapidità, un dispositivo di censura occulta, un foglio, un messaggio, un foglio, canzoni discutibili, un foglio, 100 canzoni discutibili, un foglio, l'America era pronta alla guerra, la pace doveva tacere, la pace. Ma la musica è quello che è, e non può fare a meno di esistere, né bene né male. Sì, forse anche nel male. Non è il dubbio. È meglio lasciarla